Live Social. Bentornati e bentrovati radioascoltatori di Live Social, benvenuti insieme su Live Social Radio Roma Capitale anche oggi per andare a parlare delle passioni, le professioni dei nostri ospiti che sono qui con noi per condividerle attraverso un collegamento telefonico. Ma prima di cominciare vi ricordo di mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook Live Social e di seguirci anche all'hashtag interviste storie. Commentate, condividete tutti i contenuti che più vi hanno emozionato. Dunque andiamo ora dal nostro ospite, abbiamo con noi Massimiliano Agresta che ci parlerà della sua passione per il fitness, il benessere, della sua attività, della sua health palestra. Massimiliano, benvenuto. Ciao. Dunque benvenuto, grazie di aver accolto il nostro invito. Massimiliano, prima di entrare nel vivo dell'intervista, prima di entrare all'interno della struttura, ti volevo chiedere un po' di te. Come nasce per te la passione per il benessere, per il fitness, lo sport? Come si trasforma fino a diventare la tua professione? Beh, la mia passione per lo sport, fin da piccolo, insomma, ho praticato diverse attività sportive, poi diciamo il mio percorso formativo si è orientato verso la facoltà di scienze motorie. Una volta laureato, ecco, ho intrapreso questa parte poi alternativa, diciamo, allo sport, che è quella del benessere e della promozione della salute, con il progetto appunto Health, che è partito qui a Reggio Calabria diversi anni fa. Già siamo attivi dal 2012. Insomma, è stata una bella esperienza. Dunque, Massimiliano, mi interessava molto proprio questo concetto, come l'hai definito tu, questo progetto Health, che ha a che fare con una visione più completa, no, del benessere. Ci rivolgiamo un pochettino a tutta, ecco, le fasce di età. Promuoviamo l'attività motoria a 360 gradi, appunto, da un'attività di fitness e di benessere a poi chi ha bisogno di un programma di lavoro mirato per il recupero di alcune funzioni, soprattutto quelle muscoloscheletriche, che sono via via col tempo, comunque con la vita quotidiana, vengono a volte un pochettino perse e c'è magari da recuperare sotto forma di ginnastica posturale. Certo, quindi ancora una volta una visione dell'individuo più completa. Sì, esattamente, perché appunto noi diamo la possibilità ai nostri soci, in base alle loro esigenze, ai loro problemi, facendo, ecco, un'attenta valutazione del tipo di problema e dell'obiettivo che ci si vuole raggiungere, la possibilità appunto di effettuare la ginnastica posturale, la ginnastica di recupero funzionale, come anche la ginnastica rivolta alle persone, comunque soggetti diversamente abili, quindi che hanno delle problematiche e che devono essere seguiti magari con un po' più di attenzione. E immagino che sia fondamentale in una struttura del genere fare gruppo, fare rete, avere oltre che più servizi, più professionalità che contribuiscono no, alla buona riuscita del tutto. Certo, sicuramente. Vuoi cogliere l'occasione di questa intervista, Massimiliano, per salutare o ringraziare qualcuno che collabora con te, anche perché si tratta di un'intervista social, può essere ricondivisa su più canali e piattaforme? Beh, sicuramente. Intanto ringrazio la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno aiutato nel costruire, ecco, questa realtà, questa associazione. I miei collaboratori e poi ovviamente tutti i soci e tutti coloro che appunto si sono affidati, si affidano e si affideranno ovviamente nelle nostre mani, insomma, e che vorranno percorrere queste attività di benessere, di salute all'interno della struttura qui a Reggio Calabria. Assolutamente, allora noi salutiamo tutti i tuoi collaboratori, ringraziamo ed invitiamo anche i nuovi ospiti a venirti a trovare. Ricordiamo a questo proposito ai radioascoltatori, Massimiliano, i tuoi contatti. Massimiliano Agresta con la sua Health Palestra lo trovate in via Margherita Hack 14, siamo a Reggio Calabria, potete telefonare al numero 327 88 51282 oppure potete scrivere
e visitare la sua pagina Facebook Health Palestra Reggio Calabria, il sito web www.healthpalestra.it. Infine potete seguire anche la pagina Instagram health-palestra. Dunque Massimiliano, noi siamo in chiusura. Prima di salutarti volevo chiederti se vuoi dare un consiglio ai nostri radioascoltatori. Beh, io dico sempre che dobbiamo avere cura del nostro corpo, perché è l'unico posto in cui ci dobbiamo vivere, quindi ecco, non trascurarsi e cercare sempre di ascoltare anche quei piccoli sintomi che il nostro corpo ci comunica e ecco, e che spesso sottovalutiamo, insomma. Sì, certo, infatti, sì. Quindi rivolgiamoci alla persona giusta, alla professionalità giusta, certo. E prendiamoci cura di noi stessi. Molto importante. Assolutamente. Grazie. Allora, Massimiliano, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi e averci trasmesso Grazie la tua passione, la tua professionalità anche. Ciao Massimiliano. Grazie mille, grazie a tutti. Ciao. Ciao. Radioascoltatori, rimanete ancora con noi per nuove interviste e nuove storie qui su Live Social. Live Social.